Faccio devo cambiare gioco. Ah, io sono stufa. Sono stufa. Io voglio di un gioco che uno almeno possa avere la possibilità di vincere qualche volta. Io vorrei fare una, come dire, una media di quanti hanno vinto questo gioco in questi 4 anni. Non lo so. Pochi così a naso. Allora facciamo una. Allora, io non ho capito il titolo cosa c'entra col. Perché in realtà pasta arrosto. Sì, è una pasta arrosto a tutti gli effetti, no? Poi ha un richiamo spagnoleggiante, però gli ingredienti all'interno sono totalmente italiani. Facciamo una pasta arrosto che sembra una paella. Sì, diciamolo così. Possiamo dirlo. Possiamo dirlo. Infatti abbiamo la pentola della paella. Esatto, perché qua quello che ci interessa è proprio la lega, e no? Se il uno ferro. Non avesse una pentola di ferro, va bene. Sì, va benissimo comunque anche una ghisa. Ma diciamo che questa è la cosa migliore perché ha un calore proprio diretto. Esatto. Diretto della bello cosa. Intenso. Allora io direi cosa che cominciamo. Serve? Diamo un po' di ingredienti. Beh, innanzitutto scalogno, la base per il soffritto, scalogno, peperoncino e aglio e dopo un mare di pesci. Adesso in questo caso abbiamo cozze, vongole, scorfani, gamberi rosso e seppia. E dopo una parte vegetale. Comunque, se hai notato, abbiamo preso tutte quante cose che uno può trovare facilmente. Certo, assolutamente sì, perché poi abbiamo i carciofi, i peperoni, il pomodoro, concentrato, timo e del vino e dello zafferano. E li abbiamo detti tutti quanti, quindi cose che comunque sentiamo tutti i giorni. Filippo, partiamo. Io nel frattempo faccio scaldare la nostra pentola. Calcola perché è arrosto, perché comunque dobbiamo portarla un po' a tostare, no? Cioè il sotto deve essere un po' abbrustolito. Ma la pasta, c'è anche la pasta naturalmente. Certo, e abbiamo lo spaghetto. Ma tu lo spaghetto non lo fai bollire in questo caso? Ecco, è questa. No, facciamo tipo... La pasta è tipo risottare. Sì, esatto, un po' arrostire dentro la padella. Un po' come si... No, non posso dirlo. Tipo, come si chiama quella che ha fatto perse poco tempo? Ah, la pasta, non la rabbiata. La rabbiata può essere. L'assassina. Tipo l'assassina. L'assassina. Esatto. Hai fatto l'assassina, te? No. Hai fatto l'assassina? Sì. Quando abbiamo fatto l'assassina? Sì, ancora all'inizio, abbiamo fatto gli spaghetti all'assassina. Vedi che quando sei giovane ti ricordi tutto, hai di colpi. Io tante volte vedo delle ricette, ma io non l'abbiamo mai fatta. Ma come no? L'abbiamo fatta l'altra. Io non mi ricordo. Poi Filippo ha studiato, ha preso tutte le puntate, insomma, perché non poteva, era lui partito. Lui era in play solo una cosa sola. Ah, vi ricordo che appunto il programma può essere rivisto su RaiPlay, così potete vedere anche delle particolari che vi sono sfuggiti. E non so se è ancora su RaiItalia, perché qualcuno si è lamentato che non ci vede più su RaiItalia, quindi prego di rimetterlo su RaiItalia, perché il mezzogiorno gli italiani che vivono all'estero vogliono vedere cucinare. Quindi se non l'avete tolto, rimettete il programma su RaiItalia, perché qualcuno mi ha scritto non lo vediamo più. Abbiamo avuto anche dei clienti di New York che ci hanno visto, tra le altre cose. Ma sì. Certo. Sì, e in poi America ci vedo. Se non sì, è la cucina America... un programma per gli italiani all'estero, che cosa c'è? Allora abbiamo messo la cipolla, il peperoncino bello forte, l'aglio. Esatto. Ho visto la faccia di tuo fratello sul peperoncino. Quindi. Eh sì, mi sto allontanando perché poi qua poi piango. Esatto. Poi oggi che è la giornata dei complimenti non posso che complimenti avete ricevuto voi? Ma noi devo dire che quello che apprezziamo di più è che mettiamo comunque good vibes, no? Positività alle persone. E noi piace questa cosa qua, allora, dare qualcosa. Posso dire che quando loro arrivano e si sente la loro risata, echeggiare qui nei corridoi della Rai, subito viene il buon umore. Vale. È vero. È così. Fantastico. Guarda, non riuscite a tenere in mano il coltello, no, adesso taglio i carciofi, che sembra un veterano. Facciamo l'ultimo. Ok, nel frattempo un peperone, facciamo mezzo peperone, va più che bene. Quindi mettiamo la cipolla, le cose e poi la verdura. Sì, esattamente. Io dico stiamo attenti sui vari step, perché le consistenze quelle che ci interessano. Ok, quindi mettiamo i carciofi, grazie. Vado. Ok, grazie. Se no anch'io ti parte di là. Ah, ok. Sai che grazie a un certo punto ho visto una mano, ho detto è Alfio. Poi dopo quando ho visto che ha messo a posto, ho detto no, è Perse. È il nostro maestro. No, ma non saprebbe mai. Che veglia sempre. No, perché lui non saprebbe neanche. Non sa accenderlo quel forno lì, quel fornello lì. Alfio non sa accenderlo. Usa ancora quello. Io scelgo la padella. Fuoco e basta.
No, no, comunque in cucina mi arrangio, okay. Non ti preoccupare. Cos'è che sai fare te in cucina? Davvero, seriamente, Alfa? No, no, io so fare primi, perché mi piace tanto la pasta. Li sai fare tutti? Secondi un po' meno, però adesso che sto vicino al professore, inizio, Per osmosi. Ma quando, per dire, vuoi conquistare una donna, che piatto ti giochi? Ah beh, mi gioco il classico. Cioè? Guardami. Sì, sì. Risotto, comincia. Il risotto, vedi? Avrei detto lo spaghetto di Lili e il vagabondo. No, ma ho provato col risotto, ma non ce la facciamo. Però risotto allo champagne. Risotto e champagne. Però. Hai capito, Però. Hai capito, Alfio, vedi, c'ho tu avresti detto... Che c'ha la cantina, io c'ho il doppio della chiave. Una roba del Bosco, invece risotto e champagne. Allora, Anto, noi qua abbiamo fatto soffriggere l'aglio con lo scalogno champagne. O con la cipolla. Aggiungiamo un po' di peperoncino, la parte vegetale, quindi peperone e in questo caso carciofo. Nel frattempo che Filippo ci taglia i nostri pomodori e le seppie, io passo dalla parte delle cozze delle vongole. Perciò un filo di olio, prendiamo... del prezzemolo. I pomodori vanno sempre lì dentro? Sì, sì, esatto. Sempre. Prendiamo del prezzemolo, facciamo scaldare leggermente la padella e mettiamo... Aspetta. Aglio. E dell'altra le cozze. Ah, non le metti insieme? Cozze da una parte e vongole dall'altra. Sì, perché a me piace un po' la cozza. Pomodoro insieme alle verdure. Esatto. Scottiamo e incominciamo col pesce. Filippo, c'era adesso? Tutto Filippo, quanto, seppia. A pezzettini piccoli piccoli, perché la seppia o si cuoce tanto o si cuoce poco. Esatto. Qua quant'è che dovrà cucinare? Ma noi qua facciamo, io dico sempre, la seppia parte, una parte morbida, poi torna un po' callosa, dura e poi si ritorna ancora più morbida. Tre fasi di cottura, diciamo così. E quale usiamo noi? Noi la terza. La terza, perché quindi, deve andare tutto insieme, giusto. Allora, buttiamo dentro il pesce? Sì, vai Phil. Quindi calamari dentro nella nostra pentola da paella. Dentro. Zafferano l'hai messo in brodo? Non ancora, adesso prepariamo un brodo con tutti gli scarti che in questo caso non abbiamo fatto dei vari nostri pesci, mettiamo dentro, portiamo a bollore e arriva il nostro fumetto di pesce. 10-15 minuti da quando bolle, Filippo sta facendo sfumare la nostra seppia. Con il vino bianco. Stop. Esatto, con del vino bianco. Facciamo sfumare dal vino. Nel frattempo le nostre cozze e vongole si stanno aprendo. E incominciamo con lo scorfano. Quello lo tagliamo, ma lasceremo per ultime sia lo scorfano che i gamberi e le cozze. Perché hanno meno cottura. Sì, cioè. Perché hanno molto meno cottura. Adesso Filippo era preoccupato per questa cosa qua. Lo spaghetto lo tagliamo. È tutta la mattina che. Ok, Filippo lo diceva, per gli italiani per spezzare lo spaghetto. Si spezza il cuore. Si spezza il cuore. Perché come quelli che mangiano. Io, ad esempio, quando vedo mangiare la pasta e lo spaghetto col cucchiaio, si spezza il cuore. Lo so. Madonna, come lo spaghetto alla bolognese. No, ma quando mangiano col cucchiaio così, col cucchiaio così. ancora, quando mangiano con forchetta e coltello, che veramente lì il cuore proprio si straccia. Hai ragione, il cuore va, andrei lì a fargli insegnare. Però secondo me è carino che un italiano, se vede uno straniero, gli insegni. Però io suggerisco di soffrire un attimo, perché il risultato è... così di track. Sì, è eccellente. Vabbè, però invece è giusto, perché lo risottiamo. Lo risottiamo. Oh, la miseria. Profondo rosso. Beh, mia nonna gli spaghetti spezzati così li metteva nel minestrone, ad esempio. Sì. È vero, ma quello sì, nel anche modo... mia mamma. Sì, come i capelli d'angelo, magari uno non li ha, li spezza. Però lo spaghetto, proprio spaghetto è... Tanto piccolo trucco, l'acqua delle cozze e delle vongole, scusatevi, fa fuori. La metti insieme... La tengo insieme al brodo. La metti insieme al brodo. Poi Filippo le aprirà un attimino. Povero Filippo. Che sono bollenti. Esatto, ce l'hai fatto. No, ma puoi prendere, guarda, fare come fanno, hai capito, con questa. Questo. Esatto. Allora, quindi vedete, poi mettiamo sempre il brodo con lo zafferano. Esatto, nello zafferano. Così lo coloriamo, che non è male. Quindi vedete, tutto il fumetto di pesce, compreso poi l'acqua delle cozze e delle vongole, finiscono sempre dentro nel brodetto. Noi mettiamo il concentrato di pomodoro. E adesso, più o meno, per la dose che abbiamo scritto, Anto, sono 2,5 litri di brodo. Cioè, col brodolino devi buttare su tutto, praticamente. Praticamente sì.
secondo adesso me mettiamo... fai prima a far così, vedete? Deve essere bello coperto, non così rendiamo l'idea. No, 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 perché deve risottare la pasta. Esatto. Sennò come facciamo a cuocerla? Guai. Non guardiamo troppo la tempistica segnata sul retro della pasta, perché ci vorrà qualcosina in più, eh? Sì, perché deve diventare, non è che la dobbiamo mangiare secca, deve diventare un po' brodosa, un po' morbida. Guarda che bravo. Io nel frattempo sto tenendo qualche cozza e qualche vongola che adesso faccio. Ma qualcuno con anche la... Sì, sì, perché dopo dobbiamo... Deve essere sfarzoso come piatto, eh. È un piatto della domenica, della festa o del fine settimana. Non è che può essere fatto così. E invece le vongole a che punto entrano rispetto alle cozze? Sempre tutto verso la fine. Ok. Adesso qua... Quindi vedete, Ella, è come mettere i vari ingredienti piano piano dentro la stessa pentola grande. Io mi raccomando, noi abbiamo utilizzato quello. La pentola della paella, ma va bene anche una pentola in viso, anche quelle lì antiaderenti. L'importante è che sia un po' capiente, un po' larga e un po' bassa. Brava. Così. Ecco, qui non spaventatevi se non avete la pentola della paella. Anche io non ce l'ho a casa, ma uso profumo. La pentola più grande. Pepe. Un po' di pepe, questo proprio in grani, a me piace lasciarlo un po' come le sarde in sour, che poi si ammorbidisce e si sente un po' quella tonalità là. E qua incominciamo a cucinarlo. Ma tu fai anche questo lavoro al ristorante all'occorrenza? No, l'ho fatto solamente in un periodo, che quando eravamo a Venezia, che mi metteva sotto a fare, presente le schiette con i gamberini piccolini? Che buono, mi metteva in fare con la polizia. A trovarmi, ai tempi ero ancora spensierato, felice, eccetera. Non lavoravi con lui? Non lavoravo con lui, esatto. E dopo ti ha messo sotto. Allora, vediamo un attimino, Anto. Allora, sì, andiamo lì. Mettiamo cozze e vongole, quelle che abbiamo proprio sgusciate. Esatto, una parte per decorazione. Facciamo finta che qua sia ridotta molto più della metà. Esatto. Poi incominciamo a prendere lo scorfano. A pezzi. Quindi. A pezzi, sì, sì. Cerchiamo di dare fin da questo momento, perché mancheranno 5 minuti della fine, un senso di decorazione, ok? Perché poi non lo toccheremo più, La pasta andrà tenuta ferma. Quindi lui l'ha tagliato con bel finimento. Sai Filippo, sai che Filippo... Vabbè, poveretto, ma va bene, oggi poi non posso dirti nient'altro perché è la giornata dei complimenti, hai fatto benissimo. Bravo. Bravissimo. Bravissimo. Grazie. 100 di questi giorni. Abbondanza, vabbè. Qua la dose è proprio segnata perfettamente, Anto, che abbiamo segnato, proprio è giusta, perché è giusta. Mettere tanto pesce. Sì, tanto pesce. Questo è un po' un piatto della domenica, non è che un piatto uno fa tutti i giorni. Un piatto unico, Esatto, infatti lo facciamo il venerdì anche per sì. quello. Poi c'è il gambero. Il gambero, guarda che bei gamberi. Anche questo intero. Interi. Vedete che sto già decorando. Esatto, se voi decorate già, poi trovate già tutto pronto. E le poi nostre, le cozze e le vongole già, come dire, pulite. Con il guscio, già pulite, per far vedere che c'è comunque, ok. Qua lasciamo ad asciugare nell'ultimo centimetro di brodo, ok, e Filippo mi raccomando. Non va coperto, vero? Assolutamente no. mai. Mettiamo qui, in mezzo, guardate qua, mettila qua. Vedete, piano piano si assorbe, guardate come diventa. Ma la pasta dove è finita? È sotto. Facciamone vedere una, dai, di pasta. Che... Ma guarda che meraviglia di piatto. Qua c'è tutta, come dire, un piatto che sa di proprio. Estate, che no, sa di gioia. Cosa... Ecco, che sa che vi assomiglia. Sì. È gioia. Colorato è e saporito. Colorato e saporito. E ha questa consistenza. Con consistenza della pasta che deve essere un po' morbida. Vedi, arrostita ecco alla perché base. Si chiama pasta arrosto. E ha un gusto unico. Tanta roba, pasta arrosto dei gemelli Bini.